Ciao da Rosanna, la voce narrante con la faccia intorno. L'episodio di oggi della Narratrice di Sogni è dedicato al romanzo scritto da Lidia Del Gaudio, I colori del male. Ti racconto un po' la trama. Milo è un ragazzino di 11 anni che ha perso la madre da poco. Durante una vacanza in campagna scopre una cantina abbandonata piena di oggetti antichi. Affascinato, ne sottrae alcuni. Così cominciano i sogni, visioni angoscianti di quanto accaduto a Parigi nel 1873, nella lurida soffitta del pittore André Dubois, il quale, ispirato dal suo modello preferito, Coquin Méchant, dipinge lo strazio di bambini mendicanti. La vicenda di questi quadri misteriosi attraverserà più di un secolo, incrociando molti eventi drammatici della nostra storia, provocando morte e disperazione. A Milo, maturato in fretta, toccherà scoprire che il male si serve delle debolezze umane per affermare il suo potere. Un racconto ricco di colpi di scena che si definisce attraverso le visioni, a tratti strazianti, dell'ingenuo e tormentato protagonista. Questa trama ti ha incuriosito? Bene, leggerò per te un frammento del romanzo. Buon ascolto! I colori del male di Lidia Del Gaudio. Parigi, 1873. Sotto i tetti di Rue Berthe, lo scalpiccio dei cavalli giungeva attutito dalla distanza e si mischiava al sibilo del vento dagli abbaini. La sera era calata con dolcezza sulle forme delle ciotole e dei barattoli sparsi per tutto il pavimento. Il buio celava le tele accatastate sulla parete per lasciare spazio al cavalletto messo nel centro di quel locale immerso nel suo caos freddo, dove la vita se ne stava sospesa. L'uomo entrò dando una spallata alla porta, le braccia impedite dalle bottiglie, cosicché l'accetta e gli altri attrezzi appoggiati allo stipite precipitarono a terra con un tonfo tra sbuffi di polvere corposa. Il rumore spaventò le bestioline nascoste negli angoli più remoti, che si dettero alla fuga squittendo e agitando le lunghe code. Nello stesso momento dall'ombra uscì un ragazzo, torso e piedi nudi, accorse verso il nuovo arrivato, lo aiutò a sfilarsi il paltò di pesante lana grigia e prese a sfregargli le mani per riscaldarle. Si muoveva con rapidità, come in una danza, agile, grazioso. «Bentornato, maestro! Avete freddo? Venite a vedere, è tutto pronto!» Ho rimesso in ordine e preparato le tinte. Il maestro ebbe un gesto di stizza. Allontanò il ragazzo in malo modo. Poi si buttò di peso a gambe larghe sullo sgabello di fronte al cavalletto. Ingoiò un lungo sorso di vino da una delle bottiglie. Ruttò. «Lasciami in pace. Ho bisogno di una bevuta e poi voglio dormire». Il fiato gli si condensò dalla bocca come un'anima rarefatta. L'altro rimase immobile per qualche istante, poi si inginocchiò davanti all'uomo, gli posò la testa in grembo. «Quando lo finirete, il quadro?» «Il quadro? Quale quadro?» «Il ritratto, maestro, il mio ritratto. L'avete promesso?» Il vento urlò inascoltato attraverso il legno marcio delle travi. L'uomo scoppiò in una risata sguaiata che sapeva di vino a sprigno. «Che ti importa? Ormai sono ricco. Ricco, capisci? A che mi servirebbe un altro quadro?» «Voi dovete raffigurarmi, ve ne prego, altrimenti sarà come se non fossi mai esistito. L'avete detto voi che la pittura è eterna, che solo l'arte ci fa immortali, perché l'arte soltanto resta.» Il maestro raddrizzò la schiena e scaraventò lontano la bottiglia. Afferrò tra le grandi mani il volto del ragazzo, lo bloccò in modo che potessero guardarsi negli occhi. «Hai la capacità di confondermi sempre, mon petit.» Le grosse dita gli premettero le guance come se stessero plasmando della creta. Deformarono le labbra carnose, schiudendole in una smorfia innaturale. La voce del ragazzo passò a fatica, ma il tono risultò ugualmente dolce e sottomesso. «A me il ritratto. A voi la ricchezza, maestro. Questi sono i patti